Torna alla vittoria la Rarinantes Crotone che nell'impianto casalingo regola con un perentorio 3-17 la Waterpolo Anzio, formazione che staziona al penultimo posto in classifica nella Serie A2 di pallanuoto. I crotonesi cancellano la sconfitta del big match dello scorso turno contro la Canottieri Napoli, che però continua a vincere anche contro l'Olympic Roma, e il ritardo dei ragazzi di Arcuri nei confronti dei napoletani è sempre di 3 punti. Gara senza storia, quella di sabato scorso. Primo tempo chiuso con 5 gol all'attivo senza subirne alcuno. Secondo e terzo quarto finito in parità, mentre nell'ultima frazione Candigliota e compagni hanno avuto la meglio per 4-3. È stata una partita difficile, venivamo da una settimana complicata, da una partita dove non siamo riusciti a dimostrare quello che effettivamente è il nostro valore. Conte è sicuramente una squadra molto forte, quindi da un punto di vista mentale era difficile. Tutte le partite che affrontiamo si dimostrano essere comunque complesse, la squadra di fronte a noi ha dimostrato di essere un'ottima formazione. Risultato sicuramente favorevole a noi, ma merito a loro che comunque hanno fatto una buona partita. Relativamente a questa gara invece, partenza col piede sull'acceleratore così come vi ha chiesto il mister, è stato un caso? No, come ce lo chiede tutte le partite il mister, come ci riproponiamo nelle varie sedute prima della partita di rifinitura, e oggi è andata bene, siamo stati bravi come ci chiede il mister, come ci esortiamo anche noi durante questi allenamenti di rifinitura. Ci siamo detti di partire dove avevamo lasciato un pochino il nostro gioco prima della pausa di dicembre, dove andavamo costantemente in contropiede, spingevamo ogni azione. Abbiamo ritrovato questo gioco appunto dopo un paio di partite quasi false e finalmente oggi è uscito quello che a poi sembra facile. Sicuramente arrivare primi ti dà il vantaggio del giocare le partite in casa. Penso non sia un fattore così tanto determinante per noi, il nostro obiettivo è arrivare al top della forma ai playoff e poi penso che possiamo giocarcela con chiunque e in qualsiasi piscina. Oggi più che marcatore è assist man? Anche sì, è importante per me vincere, non importa il gol, se arriva quello felicissimo, ma vale la pena anche far segnare un compagno. Vittoria doveva essere, vittoria è stata e adesso, a 6 gare dal termine della regular season, l'unica speranza per i crotonesi per poter raggiungere la Canottieri Napoli è affidata a qualche passaggio a vuoto dell'attuale capolista, che però viaggia sulle ali dell'entusiasmo.